Proprio per l'economicità dei lavori e proprio per non ripetere ciò che abbiamo già espresso in sede di dibattito in commissione e che comunque nel merito entreremo durante la fase emendativa, io chiedo alla Presidenza se c'è la possibilità di consegnare il testo scritto della relazione di minoranza in modo tale da non tediare, come purtroppo ha detto il collega Cominardi, con la lettura di un testo scritto. Io credo che anche i testi È scritti autorizzato. sono rispettabili, proprio per l'economia dei lavori chiedo alla Presidenza. Grazie. Prego. Facoltà di intervenire il rappresentante del governo. Si riserva in altra fase della discussione. È iscritto a parlare il deputato Baruffi. Prego. Sì. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo. La sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la norma del Decreto legge 201 del 2011, cioè quella che blocca le indicizzazioni per gli anni 2012-13 delle pensioni, non è stata un fulmine a ciel sereno. Si fonda su principi che la Corte aveva già fissato e ribadito in più circostanze e sono stati giustamente richiamati anche dai due relatori che mi hanno preceduto, ovvero il corretto bilanciamento dei valori costituzionali, la salvaguardia dell'adeguatezza della prestazione previdenziale, principio irragionevolmente sacrificato alle esigenze della finanza pubblica, scolpisce la Corte, l'eccezionalità e la temporaneità delle misure in quanto tali. Noi riteniamo anche che non sia questa l'unica parte del cosiddetto decreto Salva Italia passibile di incorrere in un giudizio di incostituzionalità. In particolare proprio per la parte relativa alla manovra finanziaria operata sul regime previdenziale. Altrettanta preoccupazione per noi desta il brusco innalzamento operato circa l'età pensionabile senza alcuna gradualità, un altro principio spesso richiamato dalla Corte, in particolare per le donne, per tutti, ma per le donne in particolare. Per questa ragione il Partito Democratico, fin dall'avvio di questa legislatura, ma più precisamente fin dal giorno dopo in cui il governo di allora approvò questo decreto, ha avanzato proposte per ripristinare sia meccanismi di perequazione più progressivi e socialmente sostenibili, sia per reintrodurre elementi di gradualità e flessibilità per l'accesso alla pensione. Nel primo caso, cioè la perequazione, ricordo come su nostra iniziativa, con la legge di stabilità per il 2014, si è tornati ad una rivalutazione pressoché piena per tutti i trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo e si è data comunque una prima risposta anche alle pensioni superiori fino a 6 volte il minimo. A riprova non solo che questo problema lo avevamo visto e denunciato, ma che a noi stanno a cuore in particolare i redditi più bassi. E quindi, quando è toccato noi, abbiamo anche provveduto per quanto nelle nostre possibilità. Per quanto riguarda invece il secondo corno del problema che indicavo, cioè la gradualità e la flessibilità, abbiamo avanzato proposte per correggere strutturalmente la manovra Fornero. Anzitutto ci siamo fatti promotori in 3 anni e mezzo, di 6 salvaguardie successive per tutelare le prime vittime, cioè gli esodati, riportando nel sistema previdenziale 11,6 miliardi dai saldi di finanza pubblica. Il nostro lavoro proseguirà fino a quando tutti gli esodati avranno trovato una risposta ragionevole. Poi abbiamo corretto altre storture, penso alle cosiddette penalizzazioni per i lavoratori precoci che maturavano oltre 41 anni senza avere i 62 anni di età anagrafica o correggendo il concetto di prestazione effettiva di lavoro. In queste settimane ci stiamo poi confrontando come forze politiche e tra governo, Parlamento, INPS, proprio a partire dalle nostre proposte di legge per trovare soluzioni concrete e sostenibili che introducano flessibilità nel sistema pensionistico anche in vista del lavoro della prossima legge di stabilità. Per noi è una cosa molto importante, è una questione di giustizia sociale e non vorremmo quindi che fosse la Consulta ma il Parlamento a intervenire per riparare a problemi che ha creato. Come evidenziato dalla relatrice, l'onorevole Giacobbe, il primo obiettivo di questo decreto è appunto quello di corrispondere alla sentenza numero 70 della Corte Costituzionale. Ripariamo oggi ad un problema che si è prodotto nel 2011 e quella manovra, Salva Italia, fatta in emergenza, era la risposta per molti aspetti anche disperata, certamente con errori, al disastro prodotto dalla gestione precedente, quella della destra.
ci si accusa anche oggi, anche in questi giorni, in queste settimane, di voler correggere errori che anche noi abbiamo prodotto. È legittimo e questa accusa può starci. Quello che è però inaccettabile è che questa accusa ci venga mossa da chi aveva precipitato il Paese nel baratro, a partire dalla Lega Nord. È il primo caso in cui il piromane contesta l'operato dei Vigili del Fuoco. Il decreto legge 65 risarcisce i pensionati ingiustamente penalizzati. Lo fa tempestivamente, ancorché parzialmente, in modo equo e sostenibile. Tempestivamente perché, va dato atto al Governo, non si è attesa la legge di stabilità per intervenire. Il primo di agosto i pensionati avranno i loro rimborsi. Parzialmente perché non restituisce tutto a tutti, cosa peraltro non richiesta dalla Consulta. Il decreto dà di più a chi ha e aveva di meno e dà di meno a chi ha e aveva di più. E quindi è un provvedimento parziale ma equo, cioè c'è gradualità, il principio che ho richiamato già due volte, come richiesto dalla Corte. Si ripristina un po' di giustizia sociale nei limiti delle condizioni date. Ed è proprio il rispetto di queste condizioni date a rendere il provvedimento sostenibile. Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2015 e per il prossimo triennio sono rispettati. Vincoli fissati dal Parlamento e validati dalla Commissione europea per non riprecipitare il Paese nelle condizioni di cui al 2011. E dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che ogni volta che si interviene nell'emergenza, si provoca l'emergenza e si interviene nell'emergenza, i primi a farne le spese sono proprio gli strati sociali meno abbienti. E noi questo non lo vogliamo più. Le proposte avanzate dalle minoranze, ho ascoltato anche il relatore Cominardi, ho letto anche la relazione di minoranza della Lega, propongono invece proprio questo, 17,6 miliardi da contabilizzare sul 2015, facendo saltare il banco dei conti pubblici. O viceversa, dovremmo già ora tagliare ulteriori servizi e introdurre nuove tasse per ripristinare quei saldi di finanza pubblica. Ce lo ha spiegato bene il ministro Padoan in audizione, lo ha richiamato qualche giorno fa proprio in quest'aula il nostro capogruppo della Commissione Bilancio, Maino Marchi, anche l'idea di spalmare la restituzione su 5 anni, mentre può funzionare in punto di saldi contabili e quindi per quanto riguarda diciamo l'indebitamento netto, non funziona ai fini del rapporto tra il deficit e il PIL, che viene appunto contabilizzato in termini di competenza. Quindi la proposta che è stata avanzata non è una proposta compatibile, ci riprecipiterebbe nella situazione che prima richiamavo. Noi nel lavoro di Commissione abbiamo fatto cose importanti, credo. Ne va dato atto a tutta la Commissione, al lavoro che ha svolto la relatrice. Abbiamo anche chiarito, precisato e corretto alcuni aspetti del testo che sono stati richiamati. Il fatto che questi aumenti, intendo dire delle pensioni in termini di restituzione, pur una tantum, non vadano dispersi dalla futura base di calcolo per i successivi interventi di indicizzazione. È un elemento che dà strutturalità alla manovra. La correzione del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, perché non potrà più scendere sotto l'1%. Io credo che anche questo ci mette al riparo non solo per l'oggi, certamente per l'oggi, ma anche per il futuro e rappresenta un'altra correzione possibile della manovra Fornero. Sono appunto obiettivi strutturali, correzioni, correttivi strutturali alla manovra Fornero per renderla un po' meno manovra finanziaria e un po' più riforma previdenziale. Assicurano più equilibrio, più equità, più sostenibilità nel tempo. Questo decreto contiene infine altre misure importanti, meno dibattute sulla stampa e quindi meno note probabilmente all'opinione pubblica, ma non per questo di minore impatto sociale. Mi riferisco in particolare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali. 1,20 miliardi di euro in più per la cassa integrazione in deroga, la dotazione iniziale, come ricordato, era di 700 milioni, passiamo a 1,720 miliardi. 70 milioni di euro per i contratti di solidarietà a cui nel lavoro della Commissione, in accordo col Governo, ne abbiamo aggiunti complessivamente altri 220. Quindi 290 milioni in più sia per i contratti di solidarietà di tipo B, lo stanziamento iniziale era di 70 milioni, sia per quello di tipo A, inizialmente non previsti dal decreto che ora hanno una nuova dotazione di 150 milioni.
Infine 5 milioni aggiuntivi per la cassa in deroga per il settore della pesca, per una manovra complessiva, come ricordava Anna Giacobbe, di 1 miliardo 315 milioni aggiuntivi per gli ammortizzatori sociali. Sono misure importanti, quanto mai necessarie e urgenti per far fronte ai bisogni delle aziende in crisi e dei lavoratori che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro. Misure per salvaguardare la produzione, l'occupazione e i redditi. Il Jobs Act ci ha dato l'obiettivo di spostare le tutele dal posto di lavoro al mercato del lavoro. Bene, è una sfida che abbiamo accettato, non senza dibattito, e che stiamo affrontando per parte del Governo con l'emanazione dei decreti per parte nostra, cioè della Commissione Lavoro, esaminando e entrando nel merito di questi decreti. Proprio oggi abbiamo incardinato in 11ª Commissione lo schema di decreto che riforma gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Ora è del tutto evidente che fino a quando questi nuovi strumenti non saranno a regime, ripeto, questo decreto l'abbiamo incardinato oggi, ma soprattutto non sarà a regime e funzionante il sistema delle politiche attive, incardineremo il decreto domani, dico bene, domani, occorre avere risposte certe per bisogni urgenti. Risposte in questo decreto ci sono e dal lavoro della Commissione io credo che queste risposte escano rafforzate, sia per portata che per quantità di risorse destinate. Possiamo mandare un messaggio positivo a tanti lavoratori e a tante imprese, come anche le forze di opposizione hanno riconosciuto nel corso del dibattito della Commissione, io gliene do atto. Ci sono altre misure su cui non voglio soffermarmi, lo hanno fatto i relatori, come ad esempio l'aver reso più agevole per le imprese l'anticipazione del TFR in busta paga per i lavoratori. Perché invece voglio concludere con un altro ultimo provvedimento, apparentemente minore, contenuto in questo decreto, cioè il pagamento di tutte le pensioni, degli assegni e anche INAIL al primo di ogni mese. Oltre ad essere una misura razionale di semplificazione e di pulizia organizzativa, questa misura rappresenta per noi anche sul piano simbolico una sfida che abbiamo lanciato al Governo e anche all'INPS. Una vera riforma previdenziale potrà dirsi tale quando al primo del mese ciascuno avrà la propria, una sola pensione, che raccoglie tutti i contributi versati nel corso di una vita lavorativa, a prescindere anche dalla cassa di riferimento, maturata con analoghi criteri di calcolo e coefficienti di trasformazione e su un'aspettativa di vita reale commisurata al percorso di lavoro effettivamente svolto. Da oggi, risolta questa emergenza, io credo che dovremmo lavorare per questo. Grazie Presidente. La ringrazio collega Baruffi, adesso la collega Polverini, prego. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario Bellanova. Oggi discutiamo della sentenza ormai famosa della Corte Costituzionale, la numero 70 del 10 marzo scorso, che secondo il gruppo di Forza Italia è molto chiara e non ammette repliche. Una sentenza che, come tutte, lo abbiamo ascoltato per tanti anni, andrebbe applicata e non interpretata. La Corte Costituzionale infatti dichiara l'illegittimità costituzionale appunto dell'articolo 24,25 del decreto legge 6 dicembre 2011, il numero 201, che è appena stato ricordato bene dal collega Baruffi, che poi fu convertito con modificazioni dall'articolo 1,1 della legge 22 dicembre del 2011, la 214, nella parte in cui prevede che in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34,1 della legge 23 dicembre 98 numero 448 è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013